fans, nella sesta parte di questo viaggio siamo ripartiti dalla cima del Col dell'Isoard, che insieme al Col du Galibier probabilmente è uno dei due passi più belli fatti durante questa avventura. Una volta scesi dal Colle dell'Isoard ci siamo ritrovati nelle Gorges du Guil, ovvero un canyon formato dal fiume Guil, di cui non eravamo a conoscenza, ma che una volta usciti da una galleria ci siamo ritrovati davanti in tutta la sua bellezza. Una volta finito il canyon è iniziata la salita del Col du Vars, che anche se non ci ha regalato un paesaggio spettacolare, sicuramente ricorda un po' la Valtrebbia, ovvero tante curve ravvicinate molto veloci. È proprio qui, alla fine del Col du Vars, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi riprendere con la narrazione di questa avventura. Buona visione! Bene fans, giù dal Colle di Vars c'è un bivio, per cui da una parte si va al Colle della Bonette e dall'altra si va al Col du Larché. Ma sarà l'Arche? Ma che ne so? Vabbè, non penso che sia l'Arche. Su Google è chiamato anche Colle della Maddalena, non so per quale motivo. Boh, non lo so, non sappiamo. Quindi, siccome salire qua per poi scendere dall'altra parte vorrebbe dire saltare la Bonette, che è la strada asfaltata più alta d'Europa, saliamo qua giusto per farlo. Ci vorrà una ventina di minuti e poi andiamo anche alla Bonette e continuiamo il giro come avevamo programmato. Se no siamo già qua, quando è che lo rifacciamo? Bello, pochi avvallamenti. Arrivedibile. Stavi andando a funghi? Sì. Beh, siamo arrivati all'Arche. Vabbè, quello che è, comunque siamo arrivati. Quindi il passo sarà l'avanti, immagino. Beh, dai, carino, niente di eccezionale, soprattutto perché l'asfalto qua a Fans non è che sia proprio bellissimo, però carino. Beh. Un 6 e mezzo, diciamo. Cosa ne pensi? Dai, per iniziato, poverino. Ah, decidiamogli tempo che magari migliora. Sì, dai. Ah, ho preso una farfalla sul collo. Che male, cazzo. Aspetta che guardo se non mi si è incastrato nel giubbotto. No, è volata via. L'ho presa proprio nell'unico centimetro di pelle scoperta. Meno male che non era un'ape. Quante macchine? Cosa c'è qua? Il raduno? Bello qua in alto. Sì. Mica spettacolo, una foto così. Bellissimo. Volevo fare la foto col cartello. Solo che non ho capito se si vogliono levare anche o no. No, ma qua è Italia. Ma va? Guardate, c'è il cartello Francia. Beh, ma qua appunto panoramico al gaming. No, devi andare là con lo sfondo di tutte quelle montagne là, bellissimo. Vai avanti, fammi strada. Facciamo che rimango sulla moto e tu mi fai una foto dall'altra parte. Ok, andiamo. Bene fan, siamo arrivati anche in cima al passo di L'Arche, abbiamo fatto le foto, adesso riprendiamo la strada che abbiamo fatto a salire, scendiamo e andiamo a fare il Col della Bonette. Che poi non era Maddalena, era L'Arche. Adesso il prossimo stai tu interno e ti passo io all'esterno. This time you would have to burn me down.
qui che queste montagne. Di lì, guarda, di lì ci sono tutti gli alberi e di lì no. E di qua non ce n'è neanche uno. Cioè, neanche uno, ce ne sono molti di meno. La mette nel mirino? Anche se ha spento la 360 non si risparmierà. All'esterno. E qui non la molla, attenzione, non mollarla neanche tu che sono in scia. È la 150. Salvata dal paese. Stacca profondo! Sono proprio dei posti tranquilli, c'hanno ancora i tetti in lamiera. A scendere c'è sempre una vista diversa, guarda. Qua è quando ho detto che non era tanto bello, invece a scendere si vede molto meglio. Quando costeggi così la montagna non hai paura che venga giù un sasso da un momento all'altro? No. Ma io sì. Chiedo, ma se cadesse un sasso? E ogni tanto cadono. Col della Bunnet, col della Cajol, col dall'Os. Ecco, Aiol e all'Os sono quelli che saltiamo perché sono troppo fuori strada. Cioè veniva troppo lunga. E anche là saremmo dovuti salire e scendere perché ci portavano fuori strada. Manca 29 km alla cima della Bunnet. Beh, non è lontana. Guarda la sola, la roccia qua sopra. Bene, fans, siamo arrivati all'inizio della salita del Col della Bunnet. Adesso giriamo qua a sinistra e ci mettiamo proprio sulla strada che sale. Mi raccomando, patata, un po' di sorpassi sulla a salire, che così almeno abbiamo un sacco di video fichi. Mica dondola un sacco quella roba lì, adesso si è piegata tutta in giù. È giù tutta così, non può andare da nessuna parte. Porca non me l'aspettavo. Bello. Poi quello sparti traffico in mezzo proprio per ucciderti. Bene, fans, stiamo salendo verso la Bunnet. Che è? Che è? Cosa hai fatto? Non lo so, ho lasciato di colpo a frizione. Che è? Non lo so, in Francia. La strada asfaltata più alta d'Europa. Perché il passo è a 2715, mentre la strada supera i 2008. Praticamente si fa un giro intorno alla cima. Cioè c'è una strada tonda che gira intorno alla cima della montagna e quella è la strada asfaltata più alta d'Europa. Troppi tornanti non segnalati qua. Prepotente. Ah sì? Vuoi la guerra? Bello qua. Sì. La strada si fa interessante. Questo qua è il guardrail del 1600. Il muretto basso è il guardrail del 1600 per non fare andare giù i cavalli. Va qua che slalom. Azz. Ma porca. Tornanti mai segnalati però, eh. Qua sto sistemando la telecamera. Ricordati che se vai nel fosso facciamo un sacco di view. Ah beh. E questo cos'è? Il muretto della preistoria con la sigla di classi? Non facciamo scherzi qua con le nuvole. Tornante. Ah, bello. Stiamo iniziando a salire, si fa sempre più interessante. Inizia a fare anche un po' freschino, eh. Perché ci sono le nuvole. Ti passo all'interno, allarga, tanto non c'è nessuno. Larga, 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 larga. Eccolo! E ripassa? Ponte. Ma guarda che scenario lunare che inizia a esserci. Bello, spettacolare, pazzesco, spaziale, emozionante. Basta, ho finito i vocaboli. Grazie. Ma qua la strada? Che brutte nuvole. Anche fa freddo. Guarda che paesaggio. Fan!
ragazzi, guardate dove vi abbiamo portato insieme a noi. In cima al col della Bonette. Bellissimo. Ma quando è che facciamo una guerra ai francesi per riprenderci tutte le Alpi? Che freddo. Abbastanza? E io ho la maglietta a maniche corte. E la passa all'esterno. Tornante. Mi ha colto impreparato. No, che dopo la gente dice che non vanno bene alle urla. Vabbè, se adesso mi andava di farlo, lo faccio. Aspetta un secondo, che poi non so se adesso si vede. Wow. Guarda che roba. More, fermo. Che è successo? Mi si è staccato l'interfono. Ce la fai? Comunque, cioè, sembra che stavi per morire. Non mi far cagare sotto ogni volta. Te l'ho già detto anche a casa quando ci sono le cimici. Mi dici, c'è una cimice, puoi venire? No, more. Sembra che stai per avere un collasso, un attacco d'infarto, non lo so. Rilassati. Cos'è? Hai detto i fans e mi hai insultato? No, ho detto che devi smettere di farmi spaventare così per cagate. Stavo cadendo 400 in del foro. Speriamo solo, siano solo qua sti nuvoloni neri. Cos'è? Cos'è sta roba? Sembra una fortificazione militare. Sì. Oh, quanti le pinguini! Porca vacca, sei brutto di là. Bunker della seconda guerra mondiale. Ma va? Penso proprio di sì. Ma qua? Mi sa che di lì vai giù. Qua arrivi proprio sulla vetta per fare la foto. Ma è proprio terra. Sembra un vulcano. Sì, è proprio terra. Pazzesco, eh. Pazzesco, mai vista una montagna così. Beh, diciamo che la Bonette merita. Sì, molto particolare. Ma qua? E faccio la foto. Sei soddisfatta? Sì, soddisfatta, è bello. 2802. Non andare più in giù perché t'ammazzo. Comunque tanta roba. Là sopra c'è tipo l'osservatorio, ma direi di evitare di andarci con la tuta. Vai, ti faccio una foto. Bella, brava. Dai, facciamoci fare una foto insieme. Chiedilo alla signora. Chiedilo tu? C'hai tu il telefono in mano? No, io non sono capace a comunicare. Could you please take a grazie. Questo è arrivato in Ferrari, eh. Thanks a lot. You're welcome. Grazie. You're welcome. Grazie.